Iniziamo con la signora. Lei si chiama signora? Antonia. Antonia, lei? Sì. Maria. Maria. Siete in piazza Brignano questa mattina per quale motivo? Per distribuire questi giornalini che sono un'informazione per la prevenzione al cancro, al tumore purtroppo. E effettivamente prende un po' tutti e bisogna fare molta prevenzione, più che curare dopo. Ecco, i nostri telespettatori hanno seguito le trasmissioni che abbiamo fatto. Sì. E sanno che questa associazione Amici di Gabri è molto attiva a Treviglio, nella Bassa Bergamasca. Esatto. Ma c'è un motivo particolare, domandiamo alla signora Maria. Maria. Sì. Allora, che informazione date questa mattina al pubblico? Diamo quell'informazione qui per la prevenzione del tumore. Ecco, e gli appuntamenti quali sono? Ecco, il primo appuntamento è a Pontirolo Nuovo, i giorni 7 alle 9 di sera. Comunque verranno i dottori a spiegare anche alle donne di Pontirolo come si forma il tumore al seno. Quindi diciamo un corso di prevenzione. Sì, ecco. Senta signora Antonia, sì. Poi però avete anche uno spettacolo venerdì 11 aprile. Questo effettivamente che è uno spettacolo che interessa un po' tutti, proprio anche per farci conoscere più che altro. E, questo è l'11 aprile alle ore 21 a Treviglio, sì. Giusto? A Filodrammatici. Sì. Ce n'è più. Ecco, abbiamo visto che c'è un concerto per chitarra. Sì, per chitarra il 12 sabato alle ore 16:30 e questo è proprio, tutte queste cose, queste iniziative sono proprio fatte a scopo di farci conoscere, di conoscere questa associazione. Ecco, poi lì distribuite un opuscolo, sì, di prevenzione. Sì, e li abbiamo distribuiti anche oggi in piazza, stamattina distribuiremo anche lì per l'occasione, proprio per questo motivo. Dammi un tempo che tempo non sia. Dammi un sogno che sonno non dia.